Io credo e continuo a essere convinta del fatto che il modo più serio, al di là della propaganda, per favorire una pace e una apertura negoziale tra le parti, sia mantenere equilibrio tra le stesse. E cioè lo strumento più efficace per costringere a negoziare è che ci sia equilibrio tra le forze in campo. Tante volte l'ho detto e tante volte lo ripeto, perché signori, se noi non avessimo aiutato gli ucraini come abbiamo fatto finora, beh, non ci sarebbe stato bisogno di nessun tavolo di pace, perché ci sarebbe stata un'invasione. Questo è il tema sul quale non si scende nel merito. Io ho già chiesto a voi in altre occasioni quali sono le condizioni che secondo voi andrebbero accettate. Il riconoscimento dei referendum che sono stati fatti su pezzi di territorio ucraino, eccetera, eccetera. Nessuno mi fa mai una proposta concreta, perché se mi fate una proposta concreta vi dico che cosa ne penso, atteso che continuo a ritenere che la cosa più seria per la pace la stiamo facendo adesso. Però vedete, alla fine la verità non si vuole dire. Allora, qualche sera fa mi imbatto in una trasmissione televisiva nella quale De Rita, filosofo di riferimento del Movimento 5 Stelle, spiega, no, De Masi, chiedo scusatemi, De Masi, filosofo di riferimento del Movimento 5 Stelle, no, poi se lo disconoscete va bene, ma insomma, va a parlare in una trasmissione televisiva e a un certo punto, in buona sostanza, in riferimento alla posizione del Movimento 5 Stelle sul tema dell'Ucraina, dice: guardi che è meglio vivere sotto una dittatura che morire. E cade la maschera e si fa strage, in una parola, di secoli di storia in cui libertà, democrazia e tutti i valori della nostra civiltà sono stati costruiti con il sacrificio di chi era pronto a sacrificarsi per costruirli. E si fa strage della scelta che hanno fatto Paolo Borsellino, Giovanni Falcone e quelli che hanno combattuto la mafia. Io non credo che sia meglio vivere sotto una dittatura che morire. Io penso che noi dobbiamo lavorare perché le persone possano vivere libere. Questa è la differenza tra quello che stiamo facendo noi e quello che proponete voi. Grazie.